I miei soggetti sono manufatti, macchine e macchinari dei primi tempi della industrializzazione, fino alla fine degli anni 50 del secolo scorso. Per questo motivo le mie tele sono a volte gigantesche, anche 3 metri per 7 metri di lunghezza, e in esse la concettualità si nasconde e si confonde con una possenza dimensionale che avvolge lo spettatore, che si trova come stordito davanti ad una grandezza naturale mai realmente percepita e mai direttamente valutata. Il mio principale obiettivo è comunque sempre quello di instradare alla reale conoscenza del soggetto e alla concettualità che esso inevitabilmente trasmette. In questa nostra nuova era, caratterizzata da una forte intangibilità, le mie tele soddisfano l'emergente esigenza di solida concretezza e reale conoscenza.